Una storia molto bella soprattutto per la sua semplicità. Un abitante di questo quartiere, il signor Maiulo, magistrato oggi in pensione, ha scritto una lettera all'amministrazione comunale e al suo sindaco. Una lettera che esprimeva l'esigenza del ricordo di un uomo illustre, soprattutto per il contributo culturale e artistico, Domenico Scarlatti. Ed è questo un segno importante della toponomastica cittadina, grazie all'impulso della commissione e del presidente, il nostro sindaco Luigi De Magistris, cioè dare forza e concretezza ai processi dal basso, a quella voglia di voler tutti i cittadini della città di Napoli dare vita a un forte senso di appartenenza. In cima alla salita Arenella, all'incrocio con via De Dominicis, è stata inaugurata oggi la piazzetta Domenico Scarlatti, dedicata al grande clavicembalista e compositore napoletano di età barocca, figlio di Alessandro e famoso soprattutto per le 555 sonate per clavicembalo, oltre che per opere musica sacra e per ensemble da camera e organo. La cultura è, insieme alla bellezza, il segnale forte e sono le azioni concrete alle quali noi ci ispiriamo per dare vita alle azioni contro il degrado, l'abbandono, ma soprattutto per la crescita sana delle generazioni più giovani della nostra città.